Io ho solo pensieri negativi, ma lei non mi ascolta comunque. Un volto, una maschera, indossata nel film da un personaggio che è malato, che si trova a ridere in modo quasi isterico ogni volta che si sente a disagio nel mondo, cioè in realtà quasi sempre. Una malattia reale la sua, che lo rende fragile. Il lato comico di una tragedia è la maschera indossata da Arthur Fleck, indossata per cercare l'approvazione del mondo in una continua e isterica ricerca di approvazione. Un bisogno di essere amato, alimentato dalle parole della madre che Arthur spesso ripete. Hai uno scopo, portare risate e gioia nel mondo. Il bisogno di amore e di approvazione è un bisogno fondamentale. Lo sperimenta per esempio il bambino, che ha bisogno dell'amore della madre, dell'amore del padre, dell'amore dei genitori. In una coppia c'è bisogno di approvazione reciproca e vicendevole. Nel gruppo di amici o dei compagni, se non si è accolti e approvati, ci si sente tra gli sfigati. Anche il Vangelo è costellato di personaggi che hanno bisogno e ricercano continuamente approvazione. Basti pensare a Marta, che cerca l'approvazione di Gesù nel convincere Maria ad aiutarla nelle faccende di casa. O ancora i Boanerges, i figli del tuono, Giacomo e Giovanni, che secondo alcuni Vangeli, anche con l'aiuto proprio della madre, cercano l'approvazione di Gesù e i primi posti. E per tutte queste persone Gesù ha una parola buona, una parola adatta, una risposta al loro bisogno. Si tratta di una parola di compassione, una mano tesa per andare incontro a quello che cercano, per soddisfare dei bisogni che a volte nemmeno loro sapevano di avere. Joker, invece, nella sua ricerca non trova nient'altro che derisione. Nel suo desiderio di diventare un comico, scopre di essere lui lo zimbello da deridere. Alla fine, in un certo senso, ha trovato esattamente quello che cercava, l'attenzione, e la cavalca in una sorta di spirale continua di violenza e malignità che lo terranno sempre sotto i riflettori nelle storie di Gotham. Il Vangelo invece ci fa scoprire che da ricercare non è tanto l'attenzione e l'approvazione del mondo, da ricercare è l'attenzione di qualcun altro, da ricercare è l'amore di Dio e la sua opinione su di me, su di noi, opinione che è sempre di compassione e di amore ed è l'unica che conta davvero. Ti sei accorto di com'è diventato là fuori Murray? Ti capita mai di uscire dallo studio? Sono tutti lì a strepitare, a urlare l'uno contro l'altro. Non c'è più nessuno educato! Nessuno più prova a mettersi nei panni dell'altro!